Cari amici, ben arrivati, bentornati. Sta andando. Sì, sta andando. Ben arrivati. Niente, ben arrivati che? Bentornati, buon sabato. È sabato oggi? Sì, è sabato. No, perché siccome c'è il weekend lungo per la festa di ogni santi, e siccome io il giovedì lavoro mezza giornata solo al mattino, e chiaramente poi il mio weekend è partito giovedì alle 13, per cui ho perso la cognizione dei giorni. Oggi utilizzerò, come ho anticipato già nella live di giovedì sera, la linea completa Sapone e After Gattopardo di Pantarei. Voglio innanzitutto doveroso, no? È doveroso ringraziare Alessandro Pistoia che mi ha regalato questa linea. Inoltre mi ha regalato anche una ciotola Sky. Adesso non ce l'ho qui con me, ma ce l'ho. Una ciotola Sky. Quando tornerò a montare in ciotola, la tornerò a utilizzare. Per ora è lì che contiene saponi, lamette, insomma, è comunque nel contesto. Il suo utilizzo ce l'ha. Un sapone, lui mi ha detto: Manuel, io non ti dico niente. Poi dimmi tu le tue impressioni. Tanto il profumo è buonissimo, a me piace. Non è di quei mentolati, di quei freschi, ok? È un profumo floreale, qualcosa anche di fruttato. Ora io non conosco la piramide olfattiva e francamente non mi interessa neanche. Però vi posso dire, siccome come potete notare l'ho già, si vede, l'ho già utilizzato un po', il livello non è proprio ottimale da sapone nuovo, l'ho utilizzato già, in viso l'azione della cannella la sento, quindi c'è comunque della cannella, effettivamente viene dichiarata anche in ultima posizione dell'inci. Allora, questo sapone è vegetale, ma mi ha spiegato Alessandro, perché questa cosa doveva dirmela a favore di un buon montaggio, si comporta come un tallowato. Ora, i tallowati, per, diciamo così, componente chimica, hanno la capacità di rimanere abbastanza cremosi in viso, ok? E abbastanza presenti. Quindi non è evanescente, non ingloba aria, voglio dire, non viene questa panna come magari può fare un vegetale, rimane più cremoso e quindi ha bisogno di un montaggio particolare. Non vi sto neanche a dire che pennello userò, faccio vedere un attimo. Il Rasoroc Bruce Please Soft, che ultimamente è diventato l'unico pennello che utilizzo. Vabbè, tralasciamo i miei elogi al Plissoft e utilizzerò R41 con Persona. Nella live era uscito R41, dicevo che l'avrei utilizzato con però Derby. Oppure no, avevo detto che avrei utilizzato Mercur 37C. Sì, oggi invece voglio usare R41 con Persona. Mi hanno consigliato con R41 Derby Premium, dicendo è la morte sua. Ok, lo farò, però oggi voglio. Non ho mai usato una Derby, quindi oggi voglio usare una lama che conosco. La barba la notate rispetto alle altre settimane? Più corta, perché ieri, 1º novembre, è iniziato il mio Everyday Shave November, quindi rasatura quotidiana, contrariamente a quanto di solito si fa nel No Shave November. Ho spiegato già le motivazioni nella live, sintetizzo a breve, non perché io non sposi la causa, ma perché non mi piace farmi crescere la barba, tutto qui. Quindi io sposo sicuramente, rispetto e sostengo, non sostingo, sostengo, quelli che invece non si radono, perché lo fanno per un'ottima ragione. Può essere che io abbia già contribuito alla causa, non lo saprete mai perché anche se io lo facessi lo renderei anonimo. E quindi, ok. Andiamo ad armare subito gli attrezzi. Ecco qua una persona, lama nuova,
La manuova, 30 giorni, uso solo le persone magari in questo mese, dai, 30 giorni qui dovrei consumare 3 scatoline di persone. Quindi almeno qualcosa verrà consumato, visto che dei miei prodotti finora non ho ancora buttato alcuna confezione vuota, se non delle lamette, chiaramente. Le lamette sono poche, alcune confezioni sono da 5, quindi ancora meno per poterle utilizzare. Eccoci qui. La marmata, io sto passando con le dita nel tagliente in maniera molto pericolosa, cioè sto veramente maneggiando il rasoio in maniera pericolosa. Però sembra che io abbia asportato solo la parte superficiale. Vedete la pellicina, quella dove si infilava l'aghetto, non so se lo facevate a scuola anche voi, vabbè, roba da stupidi. Allora, secondo le indicazioni del produttore di Pantarei, acqua nel sapone, un po' di acqua di vegetazione, pennello in ammollo, strizzare bene, recuperare l'acqua, giri nel sapone, classica faccenda. Io andrò di sapone, pennello inumidito sotto l'acqua. È un po' più stretta l'inquadratura oggi. Quindi pennello inumidito sotto l'acqua. Vado a prelevare direttamente. Non ho messo acqua di vegetazione. In effetti, a mio avviso, il sapone è sufficientemente morbido anche per essere prelevato in questo modo, quindi senza veramente problemi. La confezione è piccolina e quindi le setole non si aprono, cioè non ho possibilità di far aprire il brousse. Lo faccio lavorare con le punte, poi il tutto verrà continuato in viso, quindi senza alcun problema. Ecco qui, ho prelevato del prodotto, mi sciacquo un po' il viso e si va. La meccanica di montaggio suggerita, anzi la procedura di montaggio suggerita, è chiaramente quella di aggiungere poca acqua alla volta. C'è da trovare un equilibrio tra prodotto e quantità di umidità, altrimenti rischiamo di smontare, rischiamo di allagare subito tutto e quindi di non sfruttare al meglio le caratteristiche del sapone. Qualche goccino del pennello aperto e vai. Il montaggio è molto abbondante. Andatevi a rivedere quanto poco prodotto io abbia prelevato e fatevi un'idea. Direi che, vedete?
La dinamica è buona, molto buona. Vi racconto cosa ci siamo detti io e Alessandro, che comunque ci siamo sentiti più volte al telefono, e gli ho confessato, gli ho confidato, insomma, la mia difficoltà nel gestire un sapone così diverso dai classici, no? Un sapone con delle dinamiche differenti. Mi ha spiegato tutto, insomma, con molta pazienza. D'altronde a un neofita si parla con pazienza, se no o lo prendi a pugni o gli spieghi le cose in maniera tranquilla. E poi, naturalmente, gli ho detto: guarda, facciamo così, io me lo studio ancora un pochino e poi vediamo. Perché inizialmente nella mia... al mio livello di esperienza, no? L'avevo associato più a un sapone da Chavette o da mano libera, appunto per la sua forte presenza in viso. Con il DE sembrava che non venisse via, ok? Mentre vedremo oggi, mi sento diversamente preparato. Barba di ieri, quindi oggi perché fare tre passaggi? O due e mezzo, io tenterei un passaggio diretto di contropelo. Se mi faccio male, errore mio. Non mi imitate, altrimenti avrò una buona rasatura. Vamos. Oh. Ok, rasatura. Sì, il sapone ha la sua presenza in viso, però non viene via, eh. Cioè, ragazzi, un paio di puntini. Ah. In alcuni punti sembra che rasoio e lama non lavorino. Perché il pelo è corto, chiaro.
È finito, eh. Ho finito così, con un passaggio solo. L'unica cosa che devo fare è una ripassatina in questo senso e basta. Qui sotto niente, si è fatto questo taglietto, ma lo sistemeremo. Basta, basta così. Tutto fatto. Eccoci qua. Sotto passerò un pochino di matita emostatica. Per il resto, che dite? Io dico che sì. C'è un po' di schiumazza sulla maglia, ma questo ormai lo sapete, no? Allora, matitina. A posto. Il trucco che mi ha insegnato il buon Gianni. Trucco di stringere, pinzare il taglio o il red point in maniera tale che si apra un po' questa feritina che si è creata. Matita bagnata, si picchietta, così la soluzione entra proprio nella parte interna di questo piccolo, di questa piccola ferita. Dopodiché lasce, si richiude e passi in questo modo, in maniera tale da in maniera circolare, in maniera tale da creare anche un film protettivo che possa poi, come vedete, non sanguina più nulla. Sì, adesso è un po' arrossato, sono d'accordo, no? Qualche puntino di arrossatura, ragazzi, la mia prima rasatura quotidiana quando era 41, quindi è normale che sia così, ma di suo non è stata violenta come rasatura, ok? Ora, questa è la mia impressione di stamattina. Chiaramente non voglio asserire con fermezza che R41 sia per tutti un rasoio quotidiano. Questo no. Ma non c'è niente che sia per tutti nella rasatura tradizionale, giusto? Quindi, se per qualcuno R41 è un buon prodotto, quotidianamente si trova bene, lo può utilizzare. Chi è costretto a utilizzarlo solo su barbe di una settimana o di 3 giorni, voglio dire, una via di mezzo,
va benissimo. Chi non riesce a usarlo perché si massacra, va benissimo lo stesso. Siamo qui a ribadire sempre le stesse cose, ma siamo costretti, perché poi c'è chi purtroppo dei nostri discorsi ascolta solo tre parole chiave. R41, aggressivo quotidiano. Ah no, che dici? No, non è così. Bros a posto, sapone a posto. Ora arriva l'after. Arriva l'after, poi smonto il rasoio, smonto tutto e così via. Aftershave, Gattopardo Pantarei, aftershave, lozione dopo barba. Ragazzi, ve lo leggo l'inci? Che dite? Lo leggo l'inci? L'inci del sapone. Stearato di potassio. Cocoate potassium. Il primo l'ho tradotto, l'altro poi... Acido di panna di cocco, coconut fatty acid, credo sia la panna di cocco, insomma la parte grassa del latte di cocco. Glicerina, e quindi l'acqua rimane. Butyrospermum, parchi butter però. Parfum, limonene, cinnamon, benissimo. E nell'after... che intanto agito, alcol denaturato, acqua, glicerina, profumo, limonene, cannella, estratto di cannella, enzil alcol, alcol enzilico, si dice così, eugenol lilial, ho letto, poi tante cose non le so, ma intanto ho letto, andiamo va. Mettiamone una bella quantità di... Mazza che sberla! La cosa bella è che asciuga in fretta, quindi bisogna... Oh, io ne voglio ancora, che devo dire? Ecco qua. Mi rimarrà sulle mani, un po' sulle braccia, ho fatto la doccia. Quindi, insomma, rimarrà la mia fragranza di oggi. Perché a me resta un po' la fragranza. Quando uso dei prodotti poi ci faccio un po' il bagno e quindi mi rimane un po' la fragranza addosso. Infatti mi chiedono stamattina cosa hai usato. Perché poi... ma cosa hai usato stamattina? Allora, vedete un po' di arrossamenti. E in effetti non sono abituato alla rasatura quotidiana, quindi sicuramente la pelle c'è da abituarla. Il mese di novembre potrà essere questa occasione per me, che ho deciso di radermi ogni giorno, abituare la pelle. Certo, se l'abituo con R41 è chiaro che la abituo a una lama molto esposta. Poi sta a me magari decidere che tipo di lama mettere, quindi potrei optare per le future rasature, domani, dopodomani, così via, per un rasoio forse più delicato. Ecco perché nominavo Mercur 37C Slant nella diretta, perché lo ritengo essere più delicato. Poi voglio provare anche a radermi quotidianamente con Wilkinson Classic, voglio provare il New Wilkinson, voglio provare i rasoi che ho. Con Fatip sono un po' più pauroso. Ragazzi, io temo più Fatip che R41. R41 che oggi con Persona si è comportato in maniera un pochino più presente rispetto alle rasature che ho fatto nei giorni scorsi, proprio in questa settimana precedente al primo novembre, in cui mi sono fatto la barba ogni due giorni. BBS chiaramente sì, c'è, perfetto.
Bruciore alla pelle no. Visivamente un po' arrossata, anche perché io con la cannella ho un po' di sensibilità, ma poca, va via subito, quindi niente di allarmante. Dicevo, rispetto ai giorni in cui l'ho utilizzato su barba di 2 giorni, sulla barba di un giorno chiaramente è più presente. Poi ho fatto il contropelo diretto, quindi ho rischiato un pochino. Non me la sono cavata male, a mio avviso. Poi ditemi voi, guardando il mio viso in questo momento. Non me la sono cavata malissimo, ma non lo so, vedremo. È un mese per me di sperimentazione, un mese di rimessa in discussione di quello che ho imparato e magari solleverò ancora un po' di più l'asticella, come quando successe con Daune, perché mi avete stimolato ad utilizzarlo. Linea Gattopardo di Pantarei, grazie ancora Alessandro Pistoia per avermi inviato questi prodotti insieme alla ciotola Sky che mi piace come è fatta, mi piace. Ultimamente ti dico, non la sto usando perché non sto montando in ciotola, sto montando in viso, però quando riprenderò a utilizzarle le ciotole, sicuramente questa sarà messa a rotazione. Pennello Bruce, io lo sollevo come tipo la coppa del mondo proprio, complice di tutte le sbarbate, le ultime sbarbate che stanno avvenendo. Il lume di Rock è rimasto lì, lo stick solo per questo piccolo puntino che ora, come vedete, non produce più alcun risultato, quindi siamo a posto così. La rasatura di oggi è conclusa. Io ringrazio ancora tutti gli iscritti. Abbiamo superato intanto più di 600. Già dalla live, durante la live, se non sbaglio, abbiamo superato i 600, quindi vi ringrazio ancora tantissimo. Mi rivolgo a te che sei appena arrivato su questo canale. Grazie per essere qui. Se ti va, iscriviti, attiva la campanella così ogni volta, tac, avrai questa notifica. E segui naturalmente anche, non so, il canale Telegram, per esempio, di Mirado di Rado, dove sto documentando l'Everyday Shave November, quindi la mia decisione di radermi ogni giorno nel mese di novembre. Oggi, 2 novembre, avrei dovuto utilizzare, se l'avessi posseduto, il 2.11 di X-Tron. Non ce l'ho e quindi sarà per un altro anno. Se il canale sarà ancora qui, ma sì, che sarà ancora qui, che ve lo dico a fare. Basta parlare, alla prossima e fatevi la barba, che vi devo dire? O se fate il No Shave November, non ve la fate, ma non fatevi neanche i peli, non fatevi neanche le ascelle, non fatevi neanche il petto. Ok, abbiamo capito. Buon weekend, questo ve lo posso augurare, e alla prossima. Ciao.